grazie, stiamo rispettando adesso i tempi, perfetto. Sì, quindi, 5. La complicazione aumenta, devo dire, auguri per tenere conto di tutti questi, di questa normativa così complessa. Speriamo che poi alla fine non faccia aumentare la CO2 per tenere in piedi l'apparato burocratico. Chiamerei adesso Federico Brocchieri, che ci mette in luce ancora un altro elemento che si innesta su politiche europee e nazionali, ovviamente nel grande accordo di Parigi. Buongiorno a tutti, mi chiamo Federico Brocchieri, collaboro con il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, in particolare per le tematiche relative ai negoziati sul clima. Cercherò di parlarvi brevemente oggi dell'Accordo di Parigi, quindi dei principali elementi in esso contenuti e di quelli che sono poi i contributi presentati dai Paesi in maniera aggregata a questo accordo, che vanno a definire sostanzialmente poi quelli che sono appunto gli impegni per raggiungerne gli obiettivi. Allora, il primo passo, gli step. L'accordo di Parigi è stato adottato nel dicembre del 2015 alla COP21. Spesso anche a livello mediatico c'è un po' di confusione con la terminologia, vengono utilizzati come sinonimi dei termini che in realtà hanno dei significati differenti. L'accordo è stato adottato attraverso una decisione della COP21 nel dicembre del 2015. Questo però non significa che diventi immediatamente effettivo, infatti deve essere ratificato dai Paesi. La ratifica come avviene? Innanzitutto viene organizzata una cerimonia solitamente a New York al Palazzo di Vetro, dove avviene la firma dei capi di Stato e di Governo, ma neanche la firma talvolta è sufficiente, perché la firma cosa implica? Implica sostanzialmente esprimere l'intenzione di un paese di avviare i processi nazionali di ratifica. Per alcuni paesi questo può essere semplicemente un atto esecutivo del Presidente, per altri, come nel nostro caso, l'avvio di una procedura parlamentare per l'approvazione di una legge di ratifica. E per l'Accordo di Parigi siamo andati abbastanza rapidi con i tempi, nel senso che sono passati pochi mesi, ad esempio dalla firma il 22 aprile del 2016 all'entrata in vigore il 4 novembre dello stesso anno, sono passati circa 7 mesi. Andò diversamente con il protocollo di Kyoto, che venne adottato nel 1997 e firmato nel 1998, ma che non entrò in vigore fino al 2005. Quindi invece di 7 mesi ci vollero circa 7 anni all'epoca per arrivare. Probabilmente sì, insomma, si contava molto sul contributo degli Stati Uniti, che poi fu effettivamente l'unico paese firmatario a non poi ratificare, da qui anche l'importanza di queste distinzioni. Che punto siamo oggi? Allora, l'accordo di Parigi oggi è stato ratificato da 176 paesi su 197 che fanno parte della convenzione, quindi siamo circa l'89% dei paesi, delle parti aderenti alla convenzione, che hanno effettivamente ratificato l'accordo. Tra quelli mancanti, per dare un'idea, ci sono Russia, Colombia e Turchia, insieme ad altri, che non hanno ancora formalmente depositato lo strumento di ratifica, ma che si immagina lo faranno a breve, nei prossimi mesi. Cosa dice l'accordo di Parigi? Allora, per andare sugli obiettivi, l'accordo di Parigi esprime in maniera chiara un obiettivo, che è quello di raggiungere l'equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti di gas serra nella seconda metà del secolo, che è comunque da questo punto di vista un obiettivo non particolarmente specifico, perché la seconda metà del secolo è un periodo abbastanza ampio ovviamente, ma che dà l'indicazione di dove vogliamo arrivare. Ovviamente tenendo conto sempre che questo accordo si inserisce, come si dice, under the convention, quindi all'interno della convenzione, il trattato che era stato appunto definito negli anni 90, e quindi ne deve rispettare, ne rappresenta uno strumento di attuazione della convenzione. Per quanto riguarda le temperature, è già stato menzionato, l'accordo di Parigi ha l'obiettivo di mantenere le temperature ben al di sotto dei 2 gradi centigradi, compiendo gli sforzi per cercare di stare sotto gli 1,5. Su questo condivido lo scetticismo sulla difficoltà di raggiungere l'obiettivo, ma penso che alla luce anche del rapporto che l'IPCC sta preparando proprio quest'anno sugli 1,5 gradi, abbiamo quantomeno il dovere di provarci, di tendere all'opzione più ambiziosa possibile, poi ovviamente si vedrà.
Come è strutturato l'accordo? L'accordo ha diversi articoli, la lista che vedete qui non è esaustiva, sono solo i primi, ma è interessante vederlo perché se vogliamo dà una panoramica proprio di come viene affrontata la questione climatica a livello generale. Abbiamo gli obiettivi, gli NDC, quindi un articolo che si riferisce ai contributi determinati su base nazionale di cui parleremo a breve, e poi si affronta il tema della mitigazione, e dei cosiddetti sink, quindi il sequestro del carbonio, e dei meccanismi di mercato, quindi degli strumenti, i cosiddetti ITMOs, International Transfer Mitigation Outcomes, che i paesi potranno scegliere di farvi ricorso per raggiungere gli obiettivi. Quindi qui la parte, se vogliamo, più di mitigazione, di riduzione delle emissioni o della concentrazione di gas serra in atmosfera, quantomeno. Poi c'è la parte di adattamento e di loss and damage, quindi mentre prima ci soffermiamo sulle cause, se vogliamo, del problema, passiamo poi alla gestione anche di quelli che sono gli impatti del cambiamento climatico. Poi tutta la parte di supporto, finanza, sviluppo e trasferimento tecnologico, capacity building, e una novità molto positiva che ha visto tra l'altro l'adozione di una delle prime decisioni del Paris Agreement Work Program proprio sull'educazione, in particolare al cosiddetto ACE, Action for Climate Empowerment. C'è poi il tema della trasparenza. Che cosa dovranno riportare i paesi nell'ambito dell'accordo di Parigi per far sì, insomma, che le informazioni possano essere verificate e monitorate? Poi c'è la Global Stocktake, che sarà questa sessione di review secondo dei cicli quinquennali, che farà un po' il punto sullo stato di avanzamento dell'accordo. E infine, ma poi ripeto, la lista di articoli proseguirebbe, gli aspetti relativi alla compliance, che saranno altrettanto importanti da definire. Quindi, se volete, questo accordo segue un po' una struttura molto coerente di come si dovrebbe affrontare la questione climatica, partendo dalle cause, passando alla gestione degli impatti, fino al supporto per arrivare ad obiettivi più ambiziosi. Tutto questo si inserisce in un contesto globale dove le emissioni sono grosso modo quelle che vedete in questo grafico. Quindi abbiamo, anche se i dati non è semplicissimo reperirli, perché come sapete l'obbligo di riportare gli inventari al momento ricade tra i paesi Annex 1, non sugli altri, quindi in questo caso ad esempio per avere dei dati comparabili sugli stessi parametri sullo stesso anno ho fatto ricorso ai dati del World Resources Institute. Potrebbero variare leggermente, però l'ordine di grandezza è chiaro. Quindi ci ritroviamo in una situazione dove la Cina è il primo paese al mondo per emissioni, seguito dagli Stati Uniti, poi dall'Unione Europea nel suo complesso e via dicendo gli altri. In questo scenario, quindi, andando a vedere le percentuali, abbiamo la Cina che ha circa il 26% secondo questi dati del 2013, seguita dagli Stati Uniti circa il 14%, Unione Europea circa il 9%, poi gli altri a seguire. Quindi siamo in un contesto dove chiaramente era necessario, ma già nella natura dell'accordo di Parigi c'è questo nuovo concetto di differenziazione, in qualche modo superare, mantenendolo ovviamente senza gettarla via, però andare un po' oltre quello che era il tradizionale quadro di differenziazione tra paesi Annex 1 e paesi non Annex 1, che chiaramente in un contesto del genere non era più sufficiente per rispondere alle sfide che la scienza ci ha posto con gli ultimi rapporti scientifici. In tutto questo, come i paesi si stanno muovendo per partecipare in maniera attiva all'accordo di Parigi? Con questi NDC, contributi determinati su base nazionale. Vedete, io ho inserito tra parentesi la I, perché inizialmente nel 2015 venivano presentati degli INDC, ovvero Intended National Determined Contribution. Nel momento in cui quei paesi che avevano presentato un INDC hanno visto, in seguito anche alla ratifica dell'accordo di Parigi, l'entrata in vigore dell'accordo stesso, questi contributi sono stati formalizzati e sono oggi presenti su un registro che si chiama NDC Interim Registry, dove potete trovarli e consultabili online, e c'è tutto l'elenco degli NDC formalizzati. Questa mappa che rappresentava gli INDC aggiornata al 21 aprile 2017 faceva vedere in verde quelli che sono tutti i paesi che hanno presentato un INDC. E qui, se vogliamo, abbiamo la vera svolta rappresentata dall'accordo di Parigi, cioè per la prima volta abbiamo un accordo dove tutti i paesi contribuiscono, seppur in modalità differenti fra loro, anche nel rispetto delle responsabilità comuni ma differenziate, però sono tutti nella stessa direzione. C'è però un problema, se vogliamo, un ostacolo. Questi NDC o INDC hanno dei caratteri distintivi, cioè non sono tutti presentati secondo delle tabelle uniformi, per dare un'idea.
Ogni paese, proprio perché si trattava di contributi determinati su base nazionale, ha potuto scegliere come strutturarlo, come presentarlo. Quindi anche i target di riduzione delle emissioni di gas serra non sono tutti presentati nello stesso modo, ma secondo dei parametri differenti. Io ho cercato qui di catturare quelli che sono i principali caratteri distintivi. Ad esempio, la scelta di riduzione delle emissioni assolute oppure ponderate. Basti pensare che ad esempio la Cina o anche l'India hanno espresso il target come riduzione dell'intensità di carbonio sul PIL, mentre ci sono poi relativamente agli orizzonti di attuazione alcuni paesi, la maggior parte, che hanno presentato il target al 2030, mentre alcuni, tra cui gli Stati Uniti e il Brasile, al 2025. Per loro, tra virgolette, c'è, se non sbaglio, una decisione, un paragrafo nella decisione che ha adottato l'accordo di Parigi che prevede, diciamo, richiede, incoraggia questi paesi entro il 2020 di estendere questi NDC al 2030 per avere almeno un lasso temporale di 10 anni. C'è poi l'elemento, insomma, uno dei più importanti è quello della base di riferimento, perché noi quando presentiamo delle percentuali queste cambiano molto a seconda della base di partenza, cioè da cosa partiamo. Alcuni paesi hanno scelto il 1990, il caso dell'Unione Europea o della Russia, altri come gli Stati Uniti, la Cina e l'India hanno scelto il 2005, ci sono poi quei paesi che hanno scelto degli scenari business as usual. Quindi sostanzialmente in questi casi vediamo una riduzione delle emissioni future, in realtà le emissioni poi fattivamente aumentano rispetto ai livelli odierni in molti casi. Per darvi un'idea di alcuni di questi NDC, li ho elencati qui, ne ho preso un campione, se non sbaglio 12 paesi, e vi fa vedere in maniera chiara come non sia proprio possibile confrontarli in maniera diretta e semplice. Quindi occorrono delle elaborazioni molto più sofisticate per fare un confronto che faccia veramente un'analisi di merito. C'è chi ha provato a farla, anche il segretariato dello UNFCCC ha fatto questo tipo di analisi, non tanto per entrare nel merito di chi facesse di più, chi facesse di meno, perché probabilmente esulerebbe dal proprio mandato, ma per avere delle stime sulla base di questi obiettivi dal punto di vista delle temperature dove arriviamo. Ci sono anche su questo numerosi studi che sono stati portati avanti, io qui ho riportato quello dell'Emission Gap Report dello scorso anno dell'UNEP, che fa vedere in maniera chiara che purtroppo l'attuale livello di ambizione complessivo non è sufficiente. Nel senso, voi potete vedere in alto lo scenario baseline, poi successivamente scendendo la traiettoria con le politiche prima degli NDC e poi successivamente i target unconditional e conditional degli NDC. C'è questa distinzione perché alcuni paesi hanno presentato degli obiettivi con un range dicendo il nostro target incondizionale è questo, se però riceveremo supporto, finanziamenti eccetera potremo arrivare fino lì. Quindi ovviamente nel caso in cui anche i target condizionali verranno raggiunti avremo un aumento delle temperature leggermente inferiore. Vedete però che in ogni caso siamo fuori traiettoria dallo scenario dei 2 gradi e ancor più da quello di 1,5. Quindi per colmare questo gap è necessario continuare anche con i negoziati per cercare di raggiungere intese che portino a contributi ancora più ambiziosi. Dopo Parigi i negoziati sono proseguiti, ogni anno c'è un negoziato intermedio intorno ai mesi di maggio-giugno che si svolge a Bonn, l'ultimo appunto si è concluso pochi giorni fa. Quest'anno ci sarà un'ulteriore sessione negoziale che si terrà a Bangkok nella prima settimana di settembre, prima della COP24 in Polonia. Sarà molto importante questa tappa, basandosi anche su quelli che erano stati gli outcome principali della COP23, qui ho riportato solo alcuni elementi, ovviamente una lista non esaustiva. Il Fiji Momentum for Implementation di questa COP23 di Bonn, che aveva presidenza Fiji, prevede tra le varie cose la definizione del percorso di implementazione del Paris Agreement Work Program, quindi quello che già questa mattina in uno degli interventi veniva presentato sostanzialmente come quello che da noi corrisponderebbe ad un decreto attuativo, e l'avvio del dialogo facilitativo che è stato ribattezzato Talanoa Dialogue, che dovrebbe essere volto ad incrementare l'ambizione proprio agli NDC nell'arco di 2 fasi per il 2018, quindi una prima fase preparatoria ed una politica nella seconda parte dell'anno. E poi le azioni per il 2020, perché chiaramente l'accordo di Parigi vedrà con gli NDC l'inizio di un periodo, se vogliamo, di impegno dopo il 2020, ma c'è la fase precedente che ormai ha gli sgoccioli, ma nella quale è importante comunque mettere in atto misure concrete. Per concludere,
Al momento, secondo sempre quelle analisi dell'UNEP, senza un innalzamento delle ambizioni attualmente è probabile che le temperature medie crescano di oltre 3 gradi entro la fine del secolo, e dato che nel 2030 il gap è stimato nell'ordine di appunto 11-13 gigatonnellate all'anno per lo scenario di 2 gradi e 16-19 gigatonnellate di CO2 all'anno rispetto a quello di 1,5, ci ritroveremo nel 2030, se non aumenteremo l'ambizione, con il cosiddetto carbon budget per lo scenario di 2 gradi quasi esaurito e quello per gli 1,5 gradi ampiamente superato. Quindi dobbiamo fare di più complessivamente a livello globale e abbiamo il dovere di provarci, insomma, anche sulla base dei nuovi studi che avremo a disposizione e che dovrebbero aiutarci ad indicare la via. Vi ringrazio.